Adesso il collega legge le dichiarazioni dei dissociati che lei già conosce, perché il giudice istruttore le ha contestato tutti gli elementi. Voleva aggiungere altro a quello che ha detto? Io volevo dire che mi interessa che il processo si faccia subito, quindi non vorrei... Parli nel microfono. È mio interesse che il processo finisca in fretta, quindi non vorrei dilungarmi io e allungarlo proprio con i miei discorsi inutili. Volevo dire semplicemente che io dall'inizio, dal periodo dell'istruttoria, che chiedo che si verifichino questi tre posti specifici che ha indicato il Melluso, ha detto il Bello, per vedere se veramente ci sono questi scalini da scendere in questo locale, per vedere se veramente il mio locale è nei pressi di Via Veneto, per vedere se veramente questa casa io l'ho avuta nei pressi di Corso Francia. Sono tutte cose facilmente riscontrabili. Le ho chieste da un anno, continuo a chiederle, continuo a non averle indietro. Poi per quanto riguarda il sedere di Gianni Bello, che io avrei toccato e gli avrei detto quanto sei bello, chi mi conosce sa che io il sedere potrei averglielo toccato alla sorella o alla moglie magari. Io non avrei altro da dire, tutto quello che potrei aggiungere sarebbe una sottolineatura ai discorsi che faranno poi i miei avvocati Petrelli e Siniscalchi, se non per me avrei praticamente finito. Si limita a delle istanze istruttorie che faranno gli avvocati. Sì, adesso il collega le legge... Per quanto riguarda il D'Amico, oltre quello che già le è stato detto in sede di confronto, risulta questo. Conosco bene Franco Califano, il cantante romano, di cui posso dire con certezza che è un fiancheggiatore della NCO, essendo molto amico di Carlo Biino, di Raffaele Cutolo ed altri. Nel 1978, venne a cantare a Secondigliano, alla Cupa Capodichino, questo già è stato detto. Egli cantò gratis in onore di Raffaele Cutolo, che era presente con altri in una casa prospiciente, precisamente la casa di Luigi Ferrara, sita al pian terreno di detta Cupa a Capodichino. Con noi dal Ferrara vi erano altri grossi camorristi, tra cui Michele Iafulli. Ma dobbiamo leggerli, siccome sono stati contestati, come vuole, già in istruttore. Vabbè, allora è meglio che facciamo qualche chiarimento a proposito dei rapporti con Duratello, quando sono sorti. Dunque io ho iniziato la mia amicizia con Duratello quando sono arrivato a Milano tantissimi anni fa, quando ho iniziato la mia attività di autore, e conobbi Duratello, io avevo circa 23 o 24 anni, lui ne aveva 19 circa, il figlio appena nato, quindi io conobbi lui, la mamma e il figlio insieme, e ebbi poca occasione di coltivare questa amicizia, perché lui il più delle volte è stato dentro, quindi l'ho frequentato soltanto nei periodi di tempo in cui lui era a disposizione. Nei periodi in cui lui era assente io frequentavo molto la mamma, che chiamavo zia Luisa, ed il figlio, che Eros, che mi chiamava zio. Non l'ho tenuto neanche a battesimo, come si è detto. Comunque, se questo fosse, io ne sarei anche orgoglioso al limite, perché amo i bambini e lo sanno tutti. Per quanto riguarda Francesco, lui mi ha sempre tenuto al di fuori dei suoi affari. A questo proposito voglio dire che se io avevo la possibilità di fornirmi di questi quantitativi enormi di droga da Duratello, non avrei dovuto ricorrere poi ad Amico in un secondo tempo. Non ci sarebbe stato nessun senso che io poi andassi a fare dei concerti gratuitamente, dal momento che io, amico di Duratello, potevo avere tutto quello che volevo a disposizione mia in qualunque momento. Comunque Duratello gliela forniva questa droga? Assolutamente no. Io ne ho fatto uso qualche volta e l'ho sempre comprata e l'ho sempre pagata. Presidente, scusate, una sola cosa. L'avvocato voleva chiedere qualcosa. Vamo soltanto formalizzare per il verbale, oltre la richiesta che ha fatto già l'imputato, l'accoglimento, perlomeno in questa sede, siamo sicuri che il Tribunale lo farà, di quella richiesta di accertamenti che è stata già fatta, e se vuole io posso illustrare, è già stata fatta in vano al giudice istruttore, che sono gli accertamenti relativi al riscontro delle affermazioni del Melluso. Quindi noi in questa sede insistiamo perché il Tribunale disponga quegli accertamenti relativi agli appartamenti, al locale notturno di Via Veneto
al locale Ippopotamo e forse anche relativi al possesso della sua macchina molto particolare nel 1978. Il suo amico avrebbe detto di avermi scortato per un periodo di tempo, per alcuni chilometri fino al... Nel 78 che auto aveva lei? Prego? Nel 1978. Ma se lo dico adesso, poi offro l'opportunità di leggerlo ad amico, che verrebbe qua poi a dirlo al momento di... del... Ma lui ha detto che non sa che tipo di auto era. Prego? Ha detto in un primo momento il istruttore addirittura disse che blu, la macchina era metallizzata e anche facilmente riscontrabile. Ok, va bene. Che particolare. Vuole altre... Quante altre volte poi è venuta... Non ho capito. Veniva spesso a Napoli lei? Io vengo spessissimo a Napoli, sono figlio di napoletani, quindi a lavorare vengo spessissimo perché per fortuna sono piuttosto richiesto, quindi questo... E adesso, avendo ripensato ai tempi trascorsi, non ricorda lì se Acuba Capodichino... Non ricordo? Se Acuba Capodichino è stato presente a quella festa... Ma no, può essere sì, io non lo escludo mica, assolutamente. Quello che escludo è che ho fatto un concerto e mi sono fatto pagare in cocaina, questo lo escludo assolutamente. Vabbè. Anche perché io pago i miei elementi d'orchestra, i miei tecnici, i miei collaboratori con dei soldi, non con delle buste di cocaina. Ma non sarebbe stato un concerto, sarebbe stata la sua presenza e quindi qualche presenza. Sì, ma come le ripeto, signor Presidente, io ero amico di Trotello, questo me l'hanno sempre fatto pagare anche troppo, questa mia amicizia che mi è diventata una palla al piede e mi è diventata una specie di associazione per delinquere nel tempo, io, come le ripeto, amico di Trotello, non avrei avuto bisogno di nessun amico. Vabbè. Il pubblico ministero pare che... La domanda che vuole fare è proprio questo. Lui adesso ha avuto 2 anni, credo, per riflettere su quella festa a Cuba Capodichino. Quindi ricorda se ha partecipato a quella festa, chi l'ha invitato e chi l'ha pagato. Se lo so, la domanda è stata fatta già dal Presidente. Assolutamente. Questa è la seconda parte dell'imputazione, perché se si dovesse dimostrare che Melluso ha detto delle cose non esatte, non dimentichi che c'è questa seconda parte dell'imputazione sulla quale lei... In effetti non è che abbia risposto, lei ha avuto da 2 anni che stia riflettendo su questo. No, io da un anno che sto riflettendo. Da un anno? Sì, sicuramente io posso anche aver fatto parte di quella serata, però cioè, io ho un manager che mi fa il calendario, ho un segretario che quando lavoro va a fare le fatture, si fa pagare, cioè, io non conosco le amministrazioni dei locali, per cui non posso ricordarmi... Il manager è vivo. Sì, e glielo poteva chiedere. Sì, ma io l'ho fatta quella serata, ma non... Chi l'ha pagata? Chi l'ha invitata? Chi mi ha invitato non lo so, perché non sono io che tratto le serate, come ripeto. E io lei non ha avuto nemmeno la curiosità di andare a chiedere, di far chiedere al suo manager. Ma io faccio 15 chi è che l'ha invitata serata... quella sera. Perché no. Questa è una cosa che l'ha portata in casa. Sì, ma è una serata come un'altra, come le ripeto. Non è una serata in cui io mi sono fatto pagare con della cocaina. Questa è una serata capito, come tutte... proprio perché lei dice che non si è fatto pagare con la cocaina, io le sto chiedendo chi l'ha invitato e chi l'ha pagato in denaro, non in cocaina. I proprietari dei locali, non so. Non dipende... sto parlando di Cuba Capodichino, non è un locale. Cuba io sto, forse non mi sono spiegato. Sto parlando della festa alla quale lei avrebbe partecipato a Napoli, Cuba Capodichino quella sera. Lei non ricorda con esattezza. No, io parlavo... Ma può rivedere, avrebbe potuto rivedere in questo periodo, mi meraviglia che non ha rivisto in questo periodo, tutto. Ma io lo posso... No, no, io se posso vederlo... Un cantante vederlo. Degli impegni, qualcuno li segnerà pure, il segretario, la segretaria, il portiere... Ma cos'è una serata all'aperto questa? Io mi riferivo a quella serata che diceva D'Amico, in cui... E quella ci stiamo riferendo, proprio a... No, ma non è Secondigliano, che cos'era quella? Cuba Capodichino, più o meno... allora sì, l'ho fatta, quella. Perché no? Ah, chi l'ha invitato e chi l'ha pagato? Questa. Ah, non lo so io, non dipende da me sapere queste cose, sì. L'impresario e il segretario. E non gliel'ha chiesta l'impresario, ho fatto chiedere. E perché? Sì, posso... È una cosa che l'ha mandato in carcere, non è una curiosità così. Sì, ho capito, ma io... mi ha mandato in carcere, però ci sono tante altre... E ne abbiamo parlato. Il D'Amico ha detto anche in televisione che io non sono camorrista. Io sto parlando della seconda parte. La prima l'ho sentita, ma l'uso l'ho sentita. Adesso parlo della seconda. D'Amico ha detto che non è camorrista, però D'Amico ha detto pure che lei è stato pagato, retribuito con 250 grammi di cocaina. E io appunto a questa cosa mi sono ribellato dicendo possibile che io mi rivolga a D'Amico e faccia un viaggio con tutti i camion miei ad andare a prendere la cocaina quando sono amico di Trotello e il Melluso mi fornisce della cocaina a nome di Trotello. E allora le chiede, è possibile che lei stia in carcere, non ha avuto la curiosità di chiedere al suo impresario chi ci chiamò quella sera e quanto ci diedero? Guardi, quello che mi sta dicendo lei è incredibile, perché io penso sempre di essere, io mi rivolgo, parlo sempre di Melluso in questo processo, perché il D'Amico per
me non esiste in questa causa, no, per me. Esiste, amico, guardi, esiste. Sì, lo so che esiste, cioè, secondo me non è... 50 grammi di cocaina, dice lui, dice l'amico. Sì, sì, quindi certo. Esiste, come? Dice pure che l'ha scortato una macchina blu e io ce l'avevo grigia metallizzata. Ed esisteva già da quando lei è stato interrogato, non è che è sorto stamattina, l'amico. Dico, il pentito... E lei non si è informato col suo impresario chi ci ha invitato e chi ci ha pagato. Ah, non mi sono... No, perché non mi aspettavo questa domanda. Lo posso fare comunque e faglielo sapere, perché non c'è nessun problema. Ma il pubblico ministero dice a distanza di tanto tempo, sì, per un fatto per cui lei è andato in carcere. È possibile che non abbia chiesto al suo impresario? Sì, ma l'ho fatta anche quella serata. Io allora... Sì, l'ho fatta. Ma io non capisco. L'ho fatta, ma sono stato pagato. Da chi, quando, come, mi devo chiedere, questo devo informare, Ma non lo so. Ecco, ma la macchina, lei non vuol dire la macchina, forse non deve fare. No, ma guardi, io sono... Quindi praticamente ricordo che a quella festa c'è stato. Sì. Vabbè. Ma l'ho detto, credo di averlo detto anche in istruttoria questo. Vabbè, è stato sempre incerto, dice forse ci sono stato, vedo. Vi sono altre domande, avvocato? Sì, Presidente, se vuol chiedere chi era il suo impresario all'epoca... Chi era il suo impresario all'epoca? Enzo Orienti, credo. Enzo Orienti, Vincenzo Orienti. Dove abita? A Roma. Se conosce la strada? Via Archimede 80. Prego. No, il pubblico ministero ha terminato. Se forse vuole... Dopo 2 anni non lo chiamo. Comunque, Presidente, noi facciamo una formale richiesta. Vabbè. Affinché il Tribunale, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, voglio citare quale testimone il signor Enzo Orienti per sentirlo sulle modalità e sul modalità di pagamento della festa in questione. Va bene. Allora, posso... No, Presidente, sempre in tema di integrazione di queste istruttorie. Vabbè, queste sono istanze istruttorie. Sì, no, ma sempre completando per vedere se... E chiediamo anche che venga interpellata l'autorità di pubblica sicurezza relativamente al periodo, trattandosi di trattenimento in luogo pubblico, relativamente a questo periodo, se realmente la festa c'è stata secondo queste modalità. Anche questo accertamento doveva essere fatto all'epoca. Siccome ci si riferisce al 78, basta interpellare l'autorità di pubblica sicurezza. Perché non vorrei che le ammissioni della festa siano il frutto anche di una saldatura di ricordi che emergono soltanto oggi, perché oggi è diventata importante la contestazione del pagamento di questa festa. Quindi interpelliamo l'autorità di pubblica sicurezza. Non ho capito, Cuto, lo chiedevo permesso alla PS. Certo, non credo che a Secondigliano facciano degli spettacoli pubblici nel 1978 in omaggio a Cutolo senza nemmeno ottemperare alle disposizioni della legge di pubblica sicurezza. Può accomodarsi, grazie.